Amici di Ciao Como, buongiorno a tutti voi e ben ritrovati. Oggi il nostro approfondimento è con la presidente comasca, ma anche nazionale, della LILA, la Lega Italiana per la Lotta all'AIDS, che è Giusy Giupponi, che è qua con noi in studio per presentarci una serie di iniziative, tra cui da domani il test rapido per HIV e per la sifilide, in maniera del tutto anonima, ma adesso ce lo facciamo spiegare da lei, alla sede della LILA di Como in via Varesina. Giusto, Giusy? Buongiorno. Esatto, grazie mille dell'invito. Buongiorno a tutti e Buongiorno. a tutte. Sì, noi aderiamo da 6 anni alla settimana della Testing Week europea a livello nazionale e come Lila Como offriamo 2 date aggiuntive che sono ma domani, martedì 22 Esatto. novembre, dalle 17:30 alle Lo sto 20. facendo vedere, Giusy, intanto. Perfetto, dalle 17:30 alle 20, su prenotazione. Alla mail info@lilacomo.com o al numero di telefono 338 58 82814 per prenotare un test. Offriamo test salivari HIV e HCV che hanno un periodo finestra di 3 mesi e test capillari HIV combo con un periodo finestra di 30 giorni e test HCV e sifilide capillari che hanno un periodo finestra di 3 mesi. Il martedì 22 dalle 17:30 alle 20 e giovedì 24 dalle 17:30 alle 20, sempre su prenotazione in forma anonima e gratuita. Ecco, perfetto, informazione specifica al numero che vedete, amici, oppure alla mail per la prenotazione, che è obbligatoria. Il resto tutto gratuito e in forma assolutamente anonima, lo Anonima. diciamo. Avete anche un'altra iniziativa, Giusy, la prossima settimana, ma iniziamo a anticiparla. Allora, dal 29, perché il 28 siamo al Caio Ok, Plinio, lo dal stiamo facendo 29 vedere al anche 30 qua. Esatto. dicembre abbiamo 6 date in cui offriamo, anzi, distribuiamo gratuitamente l'autotest salivare. Questa è un'iniziativa che abbiamo messo in campo quest'anno grazie al sostegno di OraQuick che ci ha donato i test e la persona viene tranquillamente, senza prenotazioni, può scrivere per informazioni, ma può accedere direttamente alla sede che è in via Varesina 1. Nello specifico siamo in piazza Canerlata, il famoso grattacielo sopra il benzinaio, perché è il riferimento che hanno tutti, Perfetto. e possono venire negli orari che hai fatto vedere a ritirare l'autotest. Possono Anche in questo farlo caso, diciamo, è forma sempre assolutamente anonima, è gratuito. assolutamente anonimo e Quindi, gratuito, se uno lo possono. vuole fare, lo può fare a casa. O Esatto, lo può fare da noi da voi. o lo fa a casa, può chiedere da noi il supporto, può chiedere alla Lila il supporto da remoto, e comunque sempre in assoluto anonimato e rispetto della privacy. Viene chiesto di compilare un piccolo questionario di 5 minuti ma in forma anonima. Anche per la presenza in sede giovedì, il martedì 22, giovedì 24 si può venire, si compila un questionario ma è sempre in forma anonima. Senti, ti ringrazio molto, è un'informazione importante che noi vogliamo dare anche perché si avvicina alla giornata mondiale per la lotta all'AIDS, che è appunto il 1° di dicembre. Esatto. Adesso ti facciamo due dati e due valutazioni per chiudere, ma intanto voglio ancora farvi vedere, amici, ecco, questa è l'occasione importante anche qui in forma anonima, gratuitamente alla sede della Lila di Como domani e giovedì e poi appunto la prossima settimana quest'altra iniziativa della Lila. Sei diventata da poco presidente nazionale, Giusy. Sì. Com'è la situazione? Abbiamo parlato in questi anni di Covid, di vaccini, insomma, ma forse non abbiamo sufficientemente parlato anche di questo problema che purtroppo esiste ancora, non è debellato. Come stiamo andando? Allora, le infezioni sfortunatamente ci sono ancora. Di fatto la pandemia, causa Covid, ha comunque, negato, impedito, bloccato l'accesso, prima di tutto, alle persone con HIV che, devono andare in ospedale a fare i controlli, ma anche la possibilità di fare il test. Infatti, il Ministero della Salute, con un decreto del 21 marzo 2021, ha abilitato gli operatori laici, che siamo noi, delle varie community HIV, a eseguire il test in forma anonima e gratuita. Infatti, noi abbiamo messo che da dicembre 2021 ogni martedì si può venire a fare il test, sempre su prenotazione. L'accesso è stato
meno. Le infezioni non sono ancora usciti i dati, devono uscire a giorni. Ma la tua sensazione è che non sono diminuite drasticamente, o comunque c'è un calo, o comunque Le infezioni ci sono ancora. ci sono sempre e Quindi l'attenzione ovviamente che noi possiamo dire, no, Giusy, anche da parte tua, ai nostri radio telespettatori, è quella comunque sempre delle solite precauzioni che ci siamo sempre detti assolutamente. anche. E se una persona ha avuto un rapporto non protetto, a prescindere con chi l'ha avuto, passato il periodo finestra, vada a fare un test. Oggi c'è C'è questa possibilità scelta, c'è la ampia, come hai detto tu scelta, giustamente, esatto. gratuitamente, c'è la Lila a Como, via Varesina, quindi ecco, è molto importante, amici, è un problema, ripeto, del quale se ne è parlato poco, magari negli anni scorsi era un problema del quale quasi un tabù, se non se ne parlava. Ecco, è giusto invece parlarne e dire che c'è la possibilità, e grazie davvero alla Lila, di fare anche i test in forma anonima e soprattutto gratuiti qui a Como, in via Varesina. Anche perché l'HIV tocca tutti, non tocca le categorie, ma coloro che hanno rapporti non protetti, a prescindere dalla loro identità sessuale. Hai fatto bene a precisarlo, Giusy, grazie Grazie a davvero. voi. Allora ricordatevi ancora, guarda, ascolto a costo di essere ripetitivi, però lo facciamo rivedere ancora ai nostri ascoltatori domani e giovedì per appunto il test. Se appunto c'è qualche sospetto, qualche dubbio, ecco, toglietevelo, andate lì e fate il test E se gratuito. non fosse